Non si può certo dire che questo periodo abbia lasciato a bocca asciutta gli amanti degli sparatutto. Nel giro di poche settimane hanno visto la luce tre colossi del genere: Battlefield 1, Titanfall 2 e Call of Duty Infinite Warfare. A detta di molti, il povero Titanfall, capitato tra incudine e martello, sarebbe stato il più penalizzato dal punto di vista delle vendite. In un certo senso è andata davvero così, ma contrariamente da quello che può trasparire, il titolo distribuito da EA ha tutte le armi e i titani per potersela giocare con i campioni di incassi. Come i più informati sapranno, c'è un pizzico di Call of Duty Titanfall. Sì, perché Respawn Entertainment nasce grazie ad una serie di tagli effettuati da Activision allo staff che ha lavorato a Modern Warfare. Il nuovo team, formatosi grazie a dei licenziamenti, decide di mettersi immediatamente al lavoro e dare vita ad uno sparatutto arcade incentrato principalmente sul multiplayer, Titanfall. Il neonato di Respawn raccoglie fin da subito consensi, dimostrandosi un titolo godibile e leggero, e ritagliandosi uno spazio importante tra le esclusive di Xbox One. Il gioco, tuttavia, non era esente da difetti: un comparto tecnico non all'altezza e varie carenze dal punto di vista contenutistico non gli permisero di battagliare con produzioni ben più blasonate. Sono passati circa 2 anni dall'uscita del primo capitolo di Titanfall. I ragazzi di Respawn, fatto tesoro degli errori e le mancanze del passato, ci riprovano con questa seconda incarnazione. Come si saranno comportati? Scopritelo con noi. Una delle carenze presenti nel primo Titanfall era data soprattutto dalla mancanza di una vera e propria modalità storia, o come si suol dire nell'ambito degli sparatutto, di una campagna single player. Questo secondo capitolo, oltre che colmare la lacuna, ci regala un'avventura degna di essere giocata fino in fondo. Chi si aspettava un semplice orpello ha dovuto ricredersi. La campagna di Titanfall 2 non brilla certo per originalità, ma riesce a raccontare con estrema semplicità il rapporto che si viene a creare tra una macchina ed un uomo. I protagonisti della nostra avventura sono Jack Cooper, soldato di primo pelo della milizia, ed il Titan BT-7274. I due diverranno compagni per circostanze casuali e fino alla fine dell'avventura cercheranno di costruire un rapporto d'amicizia e complicità. A far da sfondo alle vicende, come prevedibile, vi è una guerra, quella alla IMC. Come detto in precedenza, la campagna non tocca vette altissime, ma riesce comunque a divertire. Immediatezza sarebbe il termine adatto per descrivere con una sola parola quanto provato. L'avventura ci propone ovviamente fasi nei panni del pilota e fasi a bordo del Titan. Il tutto è condito da un ritmo d'azione estremamente elevato, e le 6-7 ore necessarie per poter scorgere i titoli di coda scorreranno veloci e senza annoiarci. Interessante la scelta degli sviluppatori di non limitarsi ad un spara, salta e distruggi. Respawn ha voluto inserire all'interno della propria avventura fasi di platforming convincenti. È in grado di sfruttare le peculiarità tecniche di pilota e Titan. Una gradita aggiunta è rappresentata dai collezionabili, motivo in più per rigiocare questa modalità. Veniamo alle note dolenti. Alla scarsa longevità va aggiunta una IA nemica alquanto deficitaria. I movimenti dei soldati ostili, a volte, sono privi di logica. Il più delle volte cercheranno lo scontro diretto e quasi mai li vedremo cercare riparo o colpirci da posizioni defilate. Chi è in cerca, poi, di una trama profonda può benissimo passare. Titanfall 2 è un gioco che fa dell'azione il proprio punto cardine. Non aspettatevi recitazioni e dialoghi degni di produzioni hollywoodiane. Arriviamo a quella che dovrebbe essere la modalità regina del pacchetto proposto da Respawn Entertainment. Ve lo diciamo fin da subito: Titanfall 2, dal punto di vista del multiplayer, migliora tutto ciò che avete visto nel primo capitolo. Ed è impossibile non partire da una delle novità più importanti: la varietà dei titani. Per diversificare e rendere varia l'esperienza di gioco, gli sviluppatori hanno voluto inserire un totale di 6 Titan, estremamente diversi tra loro. Per completezza vi riporteremo nomi, armi e caratteristiche di ogni gigante robotico. Ogni robottone dispone di un'arma principale, di un'abilità nucleo, di un'abilità difensiva e di una offensiva. Il pacchetto viene completato da una utilità.
Per un'esperienza di gioco flessibile e in grado di ricoprire più ruoli, consigliamo Yon, Titan ideale per chi ha le prime armi e per chi vuole andare sul sicuro. Yon presenta come arma principale il fucile divisore, bocca da fuoco in grado di sparare rapide e raffiche di energia. Un sistema di difesa basato sullo scudo a vortice, un attacco offensivo chiamato colpo laser e delle utili mini a filo. Se siete amanti del fuoco, la vostra scelta cadrà sicuramente su Scorch. Il pesante arsenale del possente Titan è composto da un lanciatermite T203. Questo va a fungere da arma principale. Il dispositivo di difesa è basato su uno scudo termico, mentre quello di attacco è denominato barriera di fuoco. L'arsenale poi si completa con l'utilità, un'efficace trappola incendiaria. Il Titan cecchino Northstar è uno dei più difficili da gestire. Forte dalla lunga distanza, è in grado di librarsi in volo durante le battaglie. Il Plasma Railgun è la sua arma principale. Il missile cluster è il suo dispositivo offensivo e la trappola a catena il suo sistema di difesa. L'utilità, come già accennato, è il volo stazionario. Ronin è uno dei Titan più interessanti, rappresenta il ninja della compagnia. Esperto di attacchi colpisci e fuggi, a distanza, è dotato di uno spadone per il corpo a corpo. Il suo arsenale, muro di fuoco, una sorta di fucile a canne mozze, onda arc e blocco spada, rispettivamente sistema offensivo e difensivo. Lo scatto fasico invece è la sua utilità e va a completare il quadro. Uno dei Titan più difficili da gestire è Tom, esperto di ordigni a ricerca. Cannone a ricerca 40 mm come arma principale, razzi a ricerca come sistema offensivo e muro particellare come difesa. Completa il suo particolare arsenale l'utilità a gancio sonar. Il carro armato del gruppo è Legion, un'arma di devastazione, capace di infliggere danni elevatissimi, dotato di cannone Predator come bocca da fuoco principale, colpo potente come abilità offensiva e scudo arma come sistema di difesa. La sua utilità, cambio modalità, gli permette di diversificare l'attacco principale. Anche i piloti, bistrattati nel primo capitolo, sono stati di gran lunga migliorati sotto ogni aspetto. Il livello di personalizzazione è altissimo e le armi numerose e modificabili in più punti. Le abilità completano il quadro e vanno ad incidere anche sull'aspetto estetico del nostro personaggio. Tanta carne al fuoco quindi. La novità in questo capitolo è rappresentata dai Deathmatch, aventi come protagonisti i soliti piloti. Per chi invece non vuole separarsi dal proprio Titan, vi è Sopravvivenza Titan. Il fulcro dell'esperienza multi è senza dubbio la modalità logoramento. Respawn ha donato al titolo grande equilibrio, permettendo scontri equilibrati sia a piedi che a bordo dei Titan. Completano il pacchetto il classico cattura la bandiera, tutti contro tutti, caccia le taglie. Varietà è un mix di tutte le modalità, mentre PCA è un sistema a punti basato sui punti di controllo della mappa. Attraverso dei ticket, poi, sarà possibile accedere alla modalità Colosseo. Questa modalità è basata sul combattimento uno contro uno in uno spazio limitato, con mobilità aumentata. Chi si aggiudica 2 round su 3 vince personalizzazioni rare. Queste sono chiamate Regalo del Difensore. Titanfall 2 non ci ha impressionato dal punto di vista tecnico, ma bisogna dire che il Source Engine svolge ancora il proprio lavoro con grande affidabilità. Il titolo richiede grande velocità e 60 fps granitici regalano un'esperienza di gioco soddisfacente e al passo con i tempi. Il design dei Titani poi è semplicemente fantastico. A nostro parere si poteva fare di più con i piloti. Titanfall 2 rischiava di uscire con le ossa rotte dal faccia a faccia con due colossi come Battlefield 1 e Call of Duty Infinite Warfare, ed invece ci regala la sorpresa. Titolo Respawn non eguaglierà le vendite dei due blockbuster, ma a livello qualitativo e di contenuti non ha nulla da invidiare.